presidente della regione Crocetta insieme a Beppe Lumia e a Mariella Lobello inaugura a Palermo il comitato elettorale di Riparte Sicilia. Gero Miciche. C'era una regione che stava... Lo ha annunciato e così è stato. Il presidente della regione Rosario Crocetta ha inaugurato a Palermo, in via Mariano Stabile, il comitato elettorale di Riparte Sicilia, strumento e volano per la corsa alla conferma della presidenza della regione. Crocetta, affiancato dal senatore Beppe Lumia e dalla vicepresidente della regione e assessore alle attività produttive Mariella Lobello, ha tracciato un bilancio di 4 anni di legislatura, citando alcune delle iniziative maggiormente di rilievo del suo governo e rivendicando di aver salvato la Sicilia, come ha ripetuto più volte, ribadendo così anche il significato di Riparte Sicilia. Ho scelto questo nome perché abbiamo preso una Sicilia sull'orlo del baratro e l'abbiamo salvata. Secondo le intenzioni del governatore, Riparte Sicilia si prefigge e spiega di raggruppare movimenti, circoli e singoli cittadini nell'alveo di un progetto autonomista e non di grande coalizione per rivincere le elezioni. Poi, in riferimento alle gravi turbolenze che affliggono il suo partito a livello nazionale, Crocetta ha auspicato: lavoriamo per impedire la scissione nel Partito Democratico e per raggiungere una maggiore unità. Io non ho mai fatto parte di correnti, è inoltre impensabile che il PD possa vincere pensando di decidere da solo. Il PD vince solo se ragiona all'interno di una coalizione. E alla constatazione che la sua sia una fuga in avanti rispetto al suo partito, Crocetta ha risposto: il PD non ha deciso nulla ancora riguardo le prossime elezioni regionali, né si è espresso sull'ipotesi primarie. A chi dovrei chiedere il permesso di fondare un movimento? E poi perché? Riparte Sicilia non è contro qualcuno, anzi è per l'aggregazione e l'unità. Il nostro movimento vuole rinnovare il modo di fare politica e non pensa in ciuci strani, ma si rivolge alle forze autonomiste della Sicilia. Quando sento dire che dobbiamo fare qualcosa perché lo ha deciso Roma, dobbiamo ribellarci. Non vogliamo proconsoli in Sicilia e più si dice che è voluto da Roma, più noi ci opporremo. Non facciamo un altro movimento, un altro partito, facciamo una rete di movimenti.